Devo dire, dal mio punto di vista da insegnante di una classe quinta, il passaggio è stato faticoso, però fattibile. I ragazzi seguono interamente, io ho un gruppo classe di 20 alunni, seguono attraverso una piattaforma didattica e devo dire con buoni risultati. I bimbi, i giovani sono abituati o erano abituati a usare la tecnologia nel tempo libero, fondamentalmente erano meno abituati all'interno di una scuola. E come hanno preso, diciamo, questo ulteriore impegno? Una scusa in più per stare col cellulare, con il tablet in mano, magari proprio sul divano. È una scusa in più rispetto a ciò che dicono i genitori. Forse il passaggio è stato un po' più complesso per i genitori. Non dimentichiamo che i nostri ragazzini sono dei nativi digitali, noi siamo un po' dei trapiantati digitali, mi consente un po' questa terminologia. Parlo anch'io in prima persona, ho dovuto comunque cimentarmi con nuove web app, con nuovi programmi e tutto ciò ha fatto sì che in qualche modo ci fosse anche una crescita dal punto di vista professionale, ma anche umano, perché seguire anche i genitori in questa prima presa di consapevolezza con la nuova tecnologia, intesa come uno strumento per far crescere, apprendere i propri figli, è stato un passaggio, mi creda, non semplicissimo. Il lockdown è stato un periodo duro, ma è stato anche un modo per poter far sì che i genitori cominciassero ad avvicinarsi in modo più totale ai propri figli, perché spesso gli impegni di lavoro, la quotidianità allontana. E sono stati i propri genitori certe volte a lamentarsi, cioè, ma danno troppi compiti online. Ma sì, fondamentalmente gli insegnanti che davano troppi compiti in presenza hanno continuato a farlo, gli insegnanti che utilizzano i compiti come consolidamento e quindi con un carico minore hanno continuato a fare questo in modalità DAD. Quindi in realtà se io ero la maestra Maria Concetta in presenza, sono rimasta la maestra Maria Concetta in presenza. Lei tra l'altro ha messo in campo negli ultimi anni, negli ultimi 2 anni, due testi proprio rivolti ai più piccoli che fanno e che aprono riflessioni ai più grandi. A proposito di riflessioni per i più grandi, si ipotizza una riapertura delle scuole a settembre con classi metà a casa e metà a scuola, quindi una sorta di turnover. Lei per concludere come vede una situazione di questo tipo, qualora si dovesse verificare? Da maestra, con i miei 30 anni di esperienza e con la mia piccola, se così possiamo dire, anche competenza a livello normativo, ho immaginato un mio scenario, visto che va di moda anche questa parola. Ho pensato di distribuire l'attività didattica su 5 giorni, di cui 2 in presenza per un primo gruppo di 10 alunni, altri 2 in presenza per il secondo gruppo di 10 alunni, così da mantenere tenere la distanza di sicurezza nelle classi, che grosso modo possono contenere una decina di alunni, e il quinto giorno di attività, così come previsto dal normale orario, fatto in modalità DAD.